Un'introduzione fin troppo solenne quella che ci ha fatto il nostro caro preside, mamma mia. Mi sembra quasi di tornare in sessione di discussione della tesi di dottorato, per fortuna ce l'ho a fianco, non ce l'ho di fronte. Questo libro che presentiamo è veramente, come diceva il nostro caro preside, quasi come il pretesto per una discussione più ampia su religione e violenza. È interessante sapere che è una nuova collana, Attualità della Bibbia, che è stata inaugurata da Città Nuova. E oltre a questo volume, che raccoglie storie riguardanti gli stranieri nella prima parte della Bibbia, nel Primo Testamento, ne sono usciti anche altri tre, che trovate comunque là in fondo. Giusto per avere un'idea, ce n'è uno sul Padre Nostro. Sapete che capire il Padre Nostro è importante. È che una traduzione perfetta non esisterà mai. Quindi l'unica cosa è cercare di comprendere la Bibbia attraverso la Bibbia. È quello che fa Santi Grasso. Poi c'è un altro volume scritto da Carlo Broccardo sugli Atti degli Apostoli. Ti presenta il volto giovane della prima Chiesa, dare un volto alla Chiesa. E poi ce n'è un altro, l'ultimo che è uscito, di Pasquale Basta, che fu alunno mio al seminario di Posillipo, ma poi il discepolo ha superato il maestro, come spesso succede, insegna biblico in gregoriano, ed è un commento, uno studio sulla prima lettera ai Corinzi, la lotta tra essere e apparire, non fare come gli ipocriti. Quindi sono temi che ci riguardano da vicino e chi vuole può trovarli qui nel banco che la Città Nuova così gentilmente è venuto ad allestire apposta per noi. Entriamo un poco nel nostro tema. Oggi il Papa ha ricevuto in udienza i professori del Pontificio Istituto Biblico. Oggi si è svolto un convegno a Roma sul fariseismo. C'erano studiosi cattolici, c'erano studiosi ebrei. Il Papa, con la sua solita sinteticità, ha detto: il cuore del dialogo interreligioso è ama il prossimo tuo come te stesso. Per arrivare a questo, per arrivare a riconoscere nell'altro il prossimo, ci è voluto un cammino di 2000 anni. Allora, riconoscere lo straniero, non solo quello che abita presso di noi, come era per gli ebrei, ma quello che io incontro in mezzo alla strada, con il quale non ho nulla in comune, come fratello, questo è quello che ha fatto Gesù. Ricordate, chi è il mio prossimo? Il prossimo di quello che è incappato nei ladroni, quello che si è preso cura di lui, dice Gesù. Quindi questo testo racconta una serie di storie. E la particolarità è che non si legge il testo biblico e poi si dà la spiegazione, ma io cerco di raccontarlo facendo riferimento all'originale ebraico o greco soltanto quando proprio è necessario, perché una parola spiegata ci aiuta meglio ad entrare nel testo. La cosa che sconvolge è che le cose raccontate nella Bibbia sono le stesse cose che accadono oggi. A volte l'esito è positivo, c'è stata un'evoluzione, altre volte le atrocità, così come sono raccontate nei brani della Bibbia, accadono ancora tali e quali ai nostri giorni. Questo deve farci riflettere sul bisogno di conversione profonda del cuore che ancora c'è oggi. Vi faccio un piccolo esempio. Prendo due nomi a caso, Eufemia e Marco, due ragazzi di 22-23 anni, si conoscono. Un bel giorno Eufemia dice, telefona alla mamma, dice: mamma, io stasera non torno a casa, io vado a dormire a casa di Marco. E non la vedono più per un anno. Poi tornano insieme a dire: noi abbiamo deciso di sposarci. Meno male, lei era andata a convivere a casa del ragazzo.
E tra un mese circa io avrò la gioia di celebrare le nozze di questi due ragazzi. I nomi ve li ho inventati, non sono quelli veri. Nella Bibbia si racconta la stessa storia, ma con un esito capovolto. Dina, una ragazza, l'ultima dei figli di Giacobbe, dimenticata, si parla dei 12 figli, ma si dimentica che c'aveva pure una figlia, Giacobbe, Dina, va a fare una passeggiata con la famiglia. Loro hanno attraversato il deserto, sono arrivati a Canaan. Dice: ecco, va con le compagne, vediamo questo paese, no? Tutte le ragazze e i ragazzi hanno diritto a farsi una passeggiata. La vede un giovane che si chiama Sichem, il principe di quel posto, se la porta a casa. Nel testo c'è un'ambiguità. Non sappiamo se lei ci è andata volentieri, probabilmente con la ingenuità dei ragazzi, degli adolescenti, o se lui l'abbia presa con la forza. Fatto sta che soltanto più avanti i fratelli e i genitori di lei si accorgono di quello che è accaduto, reclamano che lei torni a casa, la prendono. Allora questo giovane va a casa loro a dire: ma io Dina la amo, la vorrei sposare. Allora fanno un patto, si mettono d'accordo e va bene, per noi la circoncisione dei maschi è importante. Va bene, io sono disposto a circoncidermi, non solo io, ma anche tutti i maschi della mia città. E allora fanno questo. Ma sapete che la circoncisione è un rito un po' doloroso che porta anche un po' di febbre. Mentre tutti i maschi di Sichem erano convalescenti, i fratelli di Dina uccidono tutti i maschi. Uno sterminio. Prendono le donne, le rapiscono, se le portano a casa. Suscitando ovviamente anche l'ira del padre. Dice: ma come, noi siamo stranieri qua. Se voi fate queste cose, che tipo di convivenza sarà mai possibile tra noi? Vedete come a distanza di 4.000 anni la situazione è cambiata. Oggi la convivenza non fa più paura, almeno dalle nostre parti, o almeno per quanto riguarda delle famiglie di italiani di vecchia generazione. Io vi potrei dire che un anno fa una ragazza del Pakistan, che era fidanzata con un ragazzo a Brescia, è andata nel suo paese a far visita ai parenti, non è più tornata. L'hanno ammazzata. La sapete questa storia? Questa per dirvene una, ma per esempio nella Bibbia, nel libro dei Giudici, noi leggiamo che quando Giosuè con i suoi uomini hanno conquistato Gerico, avevano l'ordine preciso di passare a fil di spada tutte le persone, uomini, donne, bambini. E tutto il bottino doveva essere consacrato a Dio. Un guerriero, Acan, che aveva tenuto per sé delle cose, fu scoperto tirando a sorte, fu distrutto lui e tutta la sua famiglia. Perché nella città successiva, Ai, che loro volevano conquistare, non riuscivano a prenderla. Allora Giosuè, sconsolato, si rivolge a Dio, dice: ma come mai succede questo? Perché uno dei tuoi ha tenuto per sé delle cose che erano sacre, lo cherem, il voto di sterminio. Noi, il giorno di Pasqua, abbiamo avuto la notizia terrificante che a Colombo, nello Sri Lanka, tante persone sono state massacrate, tanti cristiani, semplicemente perché sono cristiani, perché un gruppo di giovani musulmani di buona famiglia, che erano andati a studiare in Europa, si erano radicalizzati. L'assurdo poi è questo, che adesso la patria del radicalismo islamico non è l'Arabia Saudita, ma è Londra, cose che non ci saremmo mai aspettate, no? A causa della globalizzazione. E questi sono andati là e hanno fatto questo massacro, ovviamente poi rivendicato tranquillamente dal cosiddetto Stato islamico. Sono cose che succedono. Ancora un altro esempio che io vi porto
e che sempre riguarda il Pakistan, è che delle ragazze cristiane dal Pakistan vengono spedite in Cina come mogli di uomini che vengono presentati come persone convertite al cristianesimo, ricche, facoltose. Poi arrivano là e molto spesso si trovano malissimo perché una casa stretta, umida, buia, dove non hanno neanche la possibilità di muoversi, spesso vengono tenute chiuse come delle schiave. Qualcuna riesce a tornare al suo paese, altre no. E per non dire poi delle cose che sappiamo tutti quanti dalla Nigeria, la vergogna delle ragazze nigeriane attirate qua con la promessa di un lavoro da connazionali nigeriani e poi le troviamo che si prostituiscono sulle strade provinciali. È una cosa tremenda. Questi sono soltanto alcuni di questi esempi. E quindi nella Bibbia questi fatti molto spesso vengono raccontati, soprattutto quelli tratti dal libro dei Giudici, senza dare un giudizio morale. Perché il fatto è così evidente che chi legge deve essere in grado da solo di capire, di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male. Ecco perché le abbiamo chiamate storie esemplari dell'Antico Testamento, perché danno degli esempi. Non perché siano da ricopiare, non perché siano edificanti, perché noi dobbiamo comportarci come si sono comportati i fratelli di Dina, sterminando tutti, ma perché noi riflettendo su quello che è accaduto possiamo cambiare il nostro atteggiamento. Allora, quello che possiamo dire è che la violenza compiuta nel nome della religione non è una cosa nuova nella storia, né sono nuove le risposte davanti a tale violenza. La storia è inondata di esempi e spesso la religione è stata collegata alla violenza in tantissimi modi nel corso della storia. Diciamo che la religione può essere un fenomeno ambiguo, può essere causa di violenza, ma molto spesso è più parte della soluzione che del problema. Lo sappiamo bene oggi che i membri della comunità di fede devono vigilare. Adesso c'è il Ramadan. Allora, si predica nelle comunità islamiche. È chiaro che se una comunità non è attenta e prende un predicatore di questi intolleranti che incitano alla lotta contro l'Occidente, i crociati e tutti gli altri pregiudizi anticristiani che ci sono, lì i ragazzi, soprattutto per la mancanza di cultura, perché non sono inseriti nel contesto sociale del paese dove magari da poco sono immigrati, possono tranquillamente uscire fuori, prendere un coltello, andare su internet, su YouTube, fabbricare una bomba con quattro detersivi e un detonatore, due acidi che si comprano tranquillamente e fare delle azioni sconvolgenti. Allora vedete come è importante che la comunità vegli, che non ci siano eccessi. L'Islam di per sé è una religione come tutte le altre. È vero che ci sono tanti detti che incitano alla violenza, ma anche nel Vangelo, se noi li prendiamo alla lettera, quando Gesù dice: "Sono venuto a portare la guerra, non la pace, sono venuto ad accendere il fuoco sulla terra", è come un re fosse già acceso. Se lo prendiamo alla lettera, Gesù è più belligerante di Maometto, lo leggiamo nel contesto. E comprendiamo che la jihad che lui vuole combattere è quella dell'instaurazione del regno di Dio, di pace, non ha niente a che vedere con la violenza. Quindi capite tutto questo lavoro da fare. Le guide, i responsabili delle comunità religiose hanno un ruolo proattivo per vegliare che il loro circolo religioso non venga preso dalla violenza. Quindi se la domanda è possibile abusare della religione per giustificare la violenza? Purtroppo la risposta è sì, tanti lo fanno, ma lo fanno approfittando dell'ignoranza.
degli altri, o perché essi stessi abusano della religione caricandola di contenuti violenti che non ci sono. Quindi i credenti cosa possono fare? Che cosa possiamo fare noi? Dimostrare che ogni religione, e in particolare il cristianesimo, è forza di pace, con la nostra testimonianza, con il divulgare il messaggio delle beatitudini di Gesù, che è il cuore del Vangelo, facendo conoscere i nostri testi e i valori, no? E noi sappiamo quanto fa la Chiesa Cattolica per la salute, per la scuola, per il progresso, per la pace. Se mettiamo insieme tutto quello che fa la Chiesa, in Africa soltanto, è molto di più di quello che fanno tutti i paesi dell'Unione Europea insieme. E mentre spesso i paesi dell'Unione Europea cedono al ricatto delle Nazioni Unite, per esempio in alcuni casi, quando con l'eufemismo salute riproduttiva della donna creano delle cliniche che sono solo degli abortifici, e la Chiesa questo non lo fa, si ribella. Allora queste cose non le si dicono in giro, bisogna farle sapere, bisogna farle conoscere. Quindi che cosa possiamo fare noi oggi, credenti, per combattere la violenza? Cercare i modi per superare la violenza stessa e il conflitto. Oggi si parla tanto di hate speech, i discorsi nei quali si incita all'odio. C'è la rivista del cosiddetto Stato Islamico, si chiama Dabiq, la potete scaricare tranquillamente da internet se siete curiosi. È un continuo incitare all'odio contro i cristiani. È tremendo. Allora noi dobbiamo combattere questo discorso di odio. Dobbiamo smascherare tutte le occasioni nelle quali la religione viene distorta per giustificare la violenza e il conflitto. Così come dobbiamo chiarire quando la religione non ha responsabilità di episodi di violenza e di conflitto. Allora, se non è la religione, qual è la vera motivazione della violenza? Possiamo rispondere che è l'egoismo, un egoismo collettivo, un egoismo che può essere comunitario e sociale, non solo individuale. In rarissime circostanze ci può essere un conflitto di coscienza tra due beni coinvolti, ma quando istituzioni, gruppi, comunità ritengono che possano dire che una cosa è bene se gli conviene e male se non gli conviene, allora capite che siamo nel relativismo etico. Non funziona più il sistema di valori. Ma qui la violenza finisce col produrre altra violenza. E questo nelle nostre società, che sono diventate sempre più pluraliste, essere capaci di evitare di attribuire in modo ingiusto ed errato alla religione la colpa di prospettive, di azioni non etiche. Questo è un lavoro che va fatto. E vi dico un po' le ultime cose che ha fatto Papa Francesco, probabilmente le avete seguite, ma magari non tutti le sanno. Sapete, per i musulmani, parliamo principalmente di loro, perché sono loro che sono, no, nell'occhio del ciclone, ma questo vale per tutte le religioni. I musulmani sono divisi in due correnti, una di maggioranza, i sunniti, una di minoranza, gli sciiti. I sunniti hanno come punto di riferimento l'Università del Cairo, dove c'è una facoltà che si chiama El-Azhar. Il grande imam di El-Azhar da sempre era in contatto con la Santa Sede, no? L'ufficio dove io lavoro, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, fa proprio questo. È una specie di segreteria che cerca di aiutare le diocesi del mondo a tenere i contatti con i credenti delle altre religioni. Nel 2012-2013 ci fu un congelamento proprio dei rapporti con i musulmani. Era il periodo della primavera araba. Probabilmente l'Egitto e gli altri stati del Nord Africa che hanno fatto questo periodo non volevano che la Chiesa si immischiasse. E quindi preventivamente hanno un po' chiuso, congelato i rapporti.
era il tempo di Papa Benedetto. Quando poi è arrivato Papa Francesco, la prima cosa che ha fatto Francesco è stata firmare lui stesso il messaggio di auguri per il Ramadan. Normalmente lo firma il presidente del Pontificio Consiglio, quell'anno l'ha firmato lui. E 3 anni dopo, timidamente, attraverso una serie di contatti che i nostri superiori hanno fatto andando al Cairo, l'imam del Cairo si è fatto invitare dal Papa nel 2016. Nel 2017 Papa Francesco è andato lui al Cairo in occasione di un congresso per la pace e Papa Francesco ha lanciato un appello al dialogo, al rispetto, oltre le divisioni culturali e religiose. Ha ricordato che religione e violenza sono incompatibili, ha detto che la violenza è la negazione di ogni autentica religiosità e ha invitato tutti i responsabili religiosi a smascherare la violenza e l'egoismo, a dire chiaramente che violenza e fede, religiosità e odio sono incompatibili. Dove c'è violenza non c'è religione, dove c'è fede non c'è odio. E poi quest'anno abbiamo avuto una sorpresa meravigliosa. Il 4 febbraio Papa Francesco è andato negli Emirati Arabi Uniti. Avevano lavorato di nascosto, lui e Ahmed Al-Tayeb, il grande imam del Cairo. Avevano preparato un testo sulla fratellanza umana e lo hanno firmato quel giorno alla presenza di 700 responsabili religiosi di tutte le religioni del mondo. E questo testo, il cui originale è in arabo, quindi è stato scritto dai musulmani del Cairo, una cosa mai vista finora. Si parla del pluralismo religioso, della libertà religiosa, dei diritti delle donne che devono essere promossi, ma sembrava un sogno leggere quel documento, sapendo che tutto questo è stato preparato dai musulmani. Capite il frutto del dialogo? Arriva dove e quando meno te lo aspetti. Quest'uomo, veramente sincero, insieme con il Papa, che ha scommesso su di lui, perché il dialogo è sempre una scommessa. Le premesse sono la sincerità, la franchezza, quindi non nascondere le cose. Il tenere a bada il relativismo e il sincretismo. Ma accanto a questo, io scommetto sull'altro. L'altro mi può sempre fregare, mi dice che è sincero e non lo è, ma io non lo so prima. Allora devo dargli fiducia. Si sono dati fiducia reciprocamente. Lì ad Abu Dhabi, il Papa e Ahmed Al-Tayeb hanno detto: noi abbiamo voluto accorciare le tappe. Qui il mondo sta andando a rotoli, dobbiamo dire basta alla violenza. Abbiamo bisogno che anche nel mondo islamico queste questioni emergano e tutti i credenti di tutte le religioni si diano una mano per poter veramente affrontare queste questioni e risolverle. E così questo testo che io ho fatto mettere anche nella nostra biblioteca qui al Claretiano, voi lo trovate. Scritto tra l'altro la traduzione in tante lingue moderne, ecco, che cosa contiene? Proprio questo invito a vivere la fraternità universale. Il Papa, spiegandolo, ha detto: come Noè è entrato nell'arca insieme con la famiglia per sfuggire al diluvio, anche noi abbiamo bisogno di entrare come un'unica famiglia in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza, per salvaguardare la pace nel nome di Dio. E poi insieme hanno detto: nel nome di Dio va condannata senza esitazione ogni forma di violenza, perché una grave profanazione del nome di Dio, utilizzarlo per giustificare l'odio e la violenza contro il fratello. Non c'è violenza che possa essere giustificata religiosamente, non c'è alternativa. O costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. E allora le religioni, o meglio più che le religioni, i credenti, perché le religioni sono dei sistemi di valori astratti, sono i credenti, le persone vive che li praticano,
non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti tra i popoli e le culture. Quindi è arrivato il momento di spenderci più attivamente, con coraggio, con audacia, senza finzioni, per maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e itinerari concreti di pace. Quindi alle religioni spetta un compito non più rimandabile, smilitarizzare il cuore dell'uomo. Capite che queste sono le parole belle del Papa Francesco. Quindi la corsa agli armamenti, l'estensione delle proprie zone di influenza, vedete questa guerra sporca che stanno combattendo in Libia, ma voi pensate che siano veramente i libici? Dietro le varie frazioni, da un lato ci sono i russi, dall'altro gli americani, hanno fatto sempre questo. E chi soffre sono le popolazioni. Sapete la guerra in Siria? 6 milioni e mezzo di profughi. Il 70% della popolazione dispersi, i civili bombardati, non c'entrano niente. Io ricordo, avete sentito, il preside l'ha detto, lavoro molto con le guide cattoliche a livello europeo e mondiale. Una ragazza nel 2011, eravamo a un convegno in Libano, dico, ma adesso come fate? Lei e la sua famiglia sono emigrati, per fortuna. Hanno parenti di qua, di là, di là. Quando finirà la guerra torneremo con una serenità incredibile. Ma fa male vedere il proprio paese totalmente distrutto. L'80% delle scuole e degli ospedali che non esistono più. E pensate alla Palestina, ai razzi che piovono da Gaza perché è la guerra dei poveri. Sapete cosa fanno i palestinesi per cercare di attirare l'attenzione su questa loro situazione di lager a cielo aperto? Prendono gli aquiloni. Sapete cosa sono gli aquiloni? Quegli uccelli di carta con il vento, no? Ci attaccano degli stracci imbevuti di benzina, aspettano che il vento vada verso nord, verso Israele, danno fuoco agli stracci. Questi vanno lì, incendiano gli vetri, incendiano messi, tutto quello che trovano. E poi gli ebrei, con i loro razzi intelligenti, vanno a bombardare i luoghi dai quali queste cose sono partite. E intanto, se voi andate a Betlemme, voi vedete tutte le colline dei territori occupati hanno costruito dei grattacieli. Qualcuno mi ha spiegato che a volte sono stati gli arabi stessi, i beduini, che ingenuamente hanno venduto quelle proprietà. Certo, non pensavano che gli ebrei avrebbero costruito palazzi di 12 piani. Qui, una volta da Betlemme si vedeva il deserto, era lo scenario bellissimo del presepe. Adesso su 2/3 del territorio vedi palazzi. Sembra la canzone di Adriano Celentano, no? Il ragazzo della Via Lucca. Dove c'era il verde, adesso c'è la città. E allora perché vi dico queste cose? Perché vedete, alla base c'è sempre il pretesto religioso. Ma noi dobbiamo smascherare tutto questo, in modo che si comprenda che le ragioni dell'odio non sono religiose. E dobbiamo far vedere che i credenti sono portatori di azioni di pace e non di guerra. Noi questo lo possiamo fare. Quindi il Papa ancora ad Abu Dhabi diceva, mentre si promuove la libertà di religione, che badate bene, per la Chiesa Cattolica è la libertà di professare il proprio credo, ma è anche la libertà di cambiare religione, ed è la libertà di non averne alcuna. Nei paesi islamici, nella maggioranza, se un musulmano diventa cristiano, lo perseguitano o lo ammazzano. In Marocco, dove il Papa è stato di recente, i sacerdoti che sono là non possono battezzare. Se battezzano, li espellono dal paese. Allora come cresce la Chiesa? Lo volete sapere? Con i ragazzi neri che arrivano dall'Africa subsahariana perché pensano di poter attraversare il Mediterraneo, si rendono conto che è difficile, le chiese, non solo quella cattolica, ma anche le altre chiese protestanti, gli offrono un alloggio, una scuola, un'educazione, un lavoro e quelli rimangono là. Cioè, guardate, noi dobbiamo avere una grande speranza. Perché lo Spirito Santo
agisce con una fantasia che ci sorpassa. Però non possiamo pretendere che lo faccia da solo se noi non offriamo una strategia organizzata perché possa la pace progredire, no? Sulla guerra. Quindi il Papa diceva: le politiche aggressive a discapito degli altri non porteranno mai stabilità. La guerra non crea altro che miseria, le armi nient'altro che morte. E diceva, penso in particolare allo Yemen, alla Siria, all'Iraq, alla Libia. E quindi in questi Emirati Arabi Uniti qualche cosa sta accadendo. E vedete che anche quel pessimo leader Salman Ben, non so come si chiama, quello dell'Arabia Saudita, no? Il principe ereditario, lui sta capendo questo. Piccoli gesti, ha cominciato a dare la patente alle donne. Piano piano vuole anche lui promuovere la libertà di religione, libertà di culto, fronteggiare l'estremismo e l'odio. Non possono farlo di colpo, perché immaginate una massa di conservatori che vede un sistema crollare. Però i giovani non sono più come le vecchie generazioni, anche nel mondo islamico. Sapete chi sta guidando la rivoluzione in Sudan? Lo sapete? Una studentessa dell'università di Khartoum, 23 anni, si chiama Ala Salah. Andate su YouTube, per favore, siate orgogliose di essere donne. Cioè, ci sono nel mondo delle cose straordinarie che succedono. Però è importante che noi ci coalizziamo. La globalizzazione va usata per la pace, non per le stupidaggini. E allora, in questo cosiddetto nuovo ordine mondiale, con il pretesto della guerra al terrorismo, spesso cosa succede? Che si risponde alla violenza con l'altra violenza. Così si crea un circolo vizioso. Per difendere la libertà vengono schiacciate le libertà. Per resistere al terrorismo vengono introdotte strategie terrificanti, pratiche violente, come quelle che sono raccontate nella Bibbia. Dopo io vi dirò qualcosa anche di quello che è raccontato lì, giusto per darvi un'idea della crudeltà di quello che poteva accadere. E allora il nemico della pace è l'assenza dell'etica. Non si percepisce più dove sta il bene comune. Questa assenza viene travestita da sospensione dell'etica per fini superiori. La guerra non è mai giusta, la guerra non è più giusta. Lo poteva essere ai tempi di Tertulliano, non oggi. Da quando esiste la bomba atomica, la guerra non è più giusta. E quindi non solo i capi religiosi, ma anche i capi politici e sociali hanno un dovere di promuovere la pace. Oggi al nostro dicastero per il dialogo interreligioso arrivano quotidianamente tantissime richieste di intervento, ma spesso chiedono l'intervento, il presidente non ce l'abbiamo, il cardinale Toran, il papa ha preso l'interim da quando lui è morto, abbiamo il segretario. Perché? Perché loro vogliono farsi pubblicità. Quando io mi metto un bel cardinale che parla tanto bene della pace e della non violenza a fianco, io prendo voti, io acquisto audience, ma non vogliono veramente cambiare. Quindi molto spesso parlare di dialogo, di promozione della pace, è un'operazione pubblicitaria. Allora aprite gli occhi, noi non possiamo ridurre il dialogo a un'operazione di marketing, a una tattica politica, a una strategia ideologica. Quindi va bene, sicuramente nel tessuto sociale, politico dove noi viviamo possiamo trovare delle persone oneste, dobbiamo individuarle, con le quali collaborare per creare un tessuto di pace. Però dobbiamo fare attenzione, se manca la sincerità delle intenzioni da una delle parti, il dialogo è claudicante, non si può andare avanti. Quindi a volte è una facciata per mascherare intenzioni e azioni che non sono virtuose, sono malvagie. Quindi,
Se la religione e le comunità religiose possono essere parte del problema, con le risorse morali e con le tradizioni religiose che abbiamo, ho parlato dell'Islam, ma se noi prendiamo accanto al cristianesimo, il buddismo, l'induismo, il giainismo, troviamo tantissimi spunti per creare insieme un mondo di pace. Quindi, oltre la violenza, la religione è un antidoto, no? Ai morsi della violenza. E la Bibbia allora offre questi racconti che chiamiamo esemplari, ve lo dicevo, non perché dobbiamo imitare, ma perché rispecchiano quelle situazioni che noi stiamo vivendo oggi. Ecco il titolo della collana, Attualità della Bibbia. Ci fanno riflettere sui limiti umani, sull'assurdità del male, esprimono il bisogno di salvezza che c'è nell'uomo. Preside generoso. Per esempio, allora, voglio raccontarvi soltanto così sfogliando, perché non c'è il tempo di leggere. Alcune cose sono più note, per esempio le storie di Abramo. Abramo che accoglie i tre stranieri e poi scopre che questi tre stranieri, in effetti, è Dio con i suoi angeli. Ma, per esempio, non tutti ricordano che quando Abramo è andato straniero in Egitto, il faraone gli ha tolto Sara e voleva giacere con lei. E Abramo e Sara si erano messi d'accordo, non ci fa una bella figura. Dici che sono tuo fratello, se no quello lo ammazza. E poi quando in sogno al faraone viene detto: non stare con quella donna perché Abramo è suo marito, li colma d'oro e di bestiame e dice: vai dove vuoi tu, ma esci dal mio regno, e li rispedisce via, no? Allora, tutti questi fatti qua, Abramo è stato prima straniero, Israele è stato prima straniero per 400 anni, poi è andato nella terra promessa, e guardate come cambia la percezione, no? Da straniero, con la conquista di Giosuè, si insedia e considera stranieri i popoli che prima vi abitavano. Quindi, come l'essere straniero, essere residenti, è tutta una prospettiva, un punto di vista anche molto soggettivo. Però nella legislazione mosaica lo straniero è visto con favore, perché Israele nella propria autocoscienza non ha mai dimenticato che cosa vuol dire non avere la libertà, non avere una casa, non avere un lavoro, non avere una terra. E allora c'è questo rispetto per lo straniero residente, soprattutto, anche per lo straniero di passaggio, che vengono equiparati alle altre categorie protette, gli orfani, le vedove e anche un po' i leviti perché non avevano un pezzo di terra ma avevano solo delle città e vivevano della decima che le popolazioni offrivano ai sacerdoti per vivere, no? In occasione delle feste, dei raccolti, così. E un'altra cosa bella che io tratto qua, che pochi hanno approfondito, è la storia della moglie di Mosè, Zipporah. Zipporah vuol dire uccellino, doveva essere una donna esile, fragile, eppure lei ha salvato Mosè dalla morte. E succede una cosa strana, che un certo momento, prima Maria e Aronne, i fratelli di Mosè, parlano contro Mosè, perché lui aveva sposato questa donna, che era la figlia del sacerdote di Madian, che lui aveva incontrato nel deserto, dove lui era fuggito, ricordate, dopo aver ucciso l'egiziano. Quest'uomo gli offre questa donna, lui era un profugo, volentieri si mette a suo servizio, vive con loro. E a un certo momento, quando poi nel cammino dell'Esodo Miriam e Aronne parlano contro di lui, Dio prende le difese di Mosè, diventano lebbrosi. E Mosè deve pregare per i loro fratelli e Dio li guarisce da quella lebbra. Cosa vuol dire questo? Che anche se nel Pentateuco c'è scritto che gli ebrei non devono sposare le donne straniere, così si spiega anche questo cherem, questo sterminio, il rischio qual era? Quello della contaminazione culturale e religiosa. Il matrimonio non è mai nuovo,
Se io sposo una musulmana, facilmente rischio di essere attratto anch'io all'Islam, se non sono veramente forte nella fede. E allora questi ebrei evidentemente erano un po' claudicanti, zoppicavano. Quindi Dio dice no, non devono sposare le donne del posto, se no a un certo momento dimenticheranno che sono io quello che li ha fatti uscire dall'Egitto e cominceranno ad adorare Baal, il toro, il dio della fertilità, della fecondità invece di me. E quindi tutta la salvezza, il disegno, il progetto di Dio sarebbe andato a rotoli. E cosa fa Zipporah in un certo momento? A un certo momento, sia Mosè viene colpito da una malattia. C'è qualche cosa di strano, di misterioso che accade. E il problema è che il figlio Gersone, essendo nato nel deserto, non era stato circonciso come Dio aveva prescritto agli ebrei. La circoncisione esisteva già dal tempo di Abramo. Genesi 17 è vista come un rito di alleanza, come il segno del patto tra Dio e Abramo nella redazione sacerdotale dell'alleanza. Mosè questo non l'aveva fatto. Chi si rende conto di questo è proprio Zipora. Allora prende una selce e lei circoncide il figlio. Il testo non è chiaro, probabilmente circoncide anche Mosè. E salva la situazione, l'ira di Dio si allontana. Quindi una straniera che pratica un rito di alleanza per Mosè e per il figlio. È una cosa molto curiosa. Quindi è come un legame tra il rituale della circoncisione e questo effetto spirituale di salvezza. Immediatamente scatta la benedizione, scatta la protezione di Dio. Sono entrati nell'alleanza di Abramo. E poi subito dopo Mosè e Aaron incontrano gli anziani del deserto che sono venuti a cercarlo ed inizia poi la missione di Mosè presso il faraone. Ecco, e allora Dio dirà, Mosè dirà a Zippora, lei dirà a lui, tu sei per me uno sposo di sangue. Perché lei aveva compiuto questo rito, aveva intuito con l'intuito solo delle donne che cosa doveva fare per allontanare quella tragedia e aveva agito tempestivamente. Tenete presente che la circoncisione comunque non la praticavano solo gli ebrei, ma tanti popoli dell'Oriente antico. Quindi può darsi anche che lei fosse a conoscenza di questo rito e il Signore l'ha ispirata a compiere questo gesto. Voglio raccontarvi nei minuti che mi rimangono una delle vicende più tremende raccontate qui, è nel libro dei Giudici. È la storia che è intitolata Uno stupro di massa a Gabaa. Gabaa è una città di Israele, una città israelitica, un levita originario dei monti di Efraim, insieme con la sua concubina, partono da Betlemme, cerco di riassumere la storia, per tornare alla loro terra. Lui e la moglie o la concubina avevano litigato, lei era di Betlemme, era andata dal papà, lui dopo un poco di tempo ci riflette, dice vabbè, la vado a riprendere. Quest'uomo, questo suocero molto ospitale, non vuole lasciarvi partire un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. Sapete, l'ospitale orientale è così. Se tu non ti svincoli bruscamente, quelli ti tengono sempre con sé. Allora, l'errore che commettono è di partire quasi al crepuscolo. Arrivano a Gerusalemme, che non era ancora presa dagli ebrei, si chiamava Yabus, vi abitavano i Gebusei. Il levita non ci si vuole fermare, dice: qui sono stranieri, non sappiamo come ci trattano. Camminano oltre, arrivano a Gaba, dice: là ci sono i nostri fratelli, la città della tribù di Beniamino, qualcuno ci accoglierà. Ma la legge dell'ospitalità risponde a criteri precisi. Se tu arrivi dopo il tramonto, nessuno è obbligato a prenderti in casa sua. Non c'è l'illuminazione pubblica. Io non so chi sei, non vedo nessuno. Allora,
Questi due stanno lì. A un certo momento un vecchio, che era anche lui efraimita, a pietà di loro, se li porta in casa. Lui e quest'uomo banchettano, della donna non si sa niente, degli animali si sa che gli danno i foraggi, gli danno da mangiare, fieno, quello che è. A un certo momento gli abitanti di Gaba bussano alla porta di quest'uomo. Fai uscire quello straniero che è in casa tua perché vogliamo abusare di lui. Quindi quello che Martel in Sodoma dice adesso non è una cosa di oggi soltanto, è una cosa che c'è esistita da sempre. E quest'uomo dice: non sia mai, piuttosto prendete mia figlia, che è vergine. Un po' la cosa che era successa a Lot a Sodoma. Lo straniero, impensatamente, così prende la moglie e la butta fuori. E questi abusano di questa povera donna tutta la notte. Sul far del mattino, lei ansimante, strisciando per terra, arriva alla porta. Quest'uomo se la carica sull'asina e continua il suo cammino. E il racconto ci lascia in suspense, perché non sappiamo se la donna è viva o è morta. Quando arriva nella sua patria, la taglia in 12 pezzi. Ne manda un pezzo a ciascuna delle 12 tribù e dice: guardate che cosa hanno fatto i beniaminiti a mia moglie. Allora tutto Israele convoca un'assemblea, dichiarano guerra a Beniamino, distruggono la città di Gaba, cioè ammazzano tutti i maschi, ne salvano solo 600. Guardate come sono stati impulsivi gli israeliti. Non si esegue mai una sentenza senza aver prima interrogato i testimoni. Hanno creduto alla testimonianza di quest'uomo che magari non ha raccontato tutta la verità. E così hanno colpito con una strage, vedete, dalla violenza, da uno stupro, nasce una violenza più grande. Quando si rendono conto che ci sono solo 600 uomini della tribù di Beniamino, dicono: e adesso cosa facciamo? Abbiamo soppresso una delle tribù? Dicono a questi uomini: guardate, c'è una delle tribù che non ha partecipato alla guerra. Andate, era una tribù di Galat, in Transgiordania, prendetevi le loro donne. Vanno, fanno un ratto, recuperano 400 donne. Ne mancano ancora 200. Ah, guardate, tra un poco c'è una festa, lì le ragazze, le vergini, escono a ballare. E così questi altri 200 uomini vanno e rapiscono le altre ragazze. Ecco, quando io vi ho letto prima le parole del Papa, la violenza genera altra violenza. Ditemi che c'è di religioso in quello che vi ho raccontato. Assolutamente nulla. Ma il libro dei Giudici vuole farci capire una cosa assurda che vale anche per i nostri giorni. Quando Giosuè aveva praticato lo sterminio, questa pratica, circoscritta soltanto al tempo della conquista, mai più usata in Israele, di mettere a morte, passando a fil di spada, uomini, donne e bambini, era valida solo per gli uomini di Gerico, non per gli israeliti. Invece Israele, mettendo a morte gli uomini di Gaba, esercita lo sterminio contro una tribù di Israele. È quella che si definisce la cananaizzazione di Israele. Non c'è più differenza tra Israele e Canaan, tra Filistei e Israeliti. Non c'è più differenza. Vengono trattati allo stesso modo. Israele adotta la tecnica di guerra che serviva contro Canaan per entrare in possesso della terra promessa, la adotta contro una tribù dei figli di Israele. E quindi l'autore del libro dei Giudici non può altro che concludere dicendo: a quel tempo non c'era un re. Ciascuno faceva quello che riteneva giusto. Cioè, denuncia l'assenza totale di una nozione etica, perché il re che non c'era era Dio,
avevano perso il riferimento all'alterità divina, al tuo divino. E di conseguenza, quando tu perdi il riferimento a Dio, l'uomo diventa homo hominilupus. Io potrei continuare a raccontarvene tante di storie, però se siete curiose le potete leggere sul libricino. Penso che sia bello anche magari se c'è uno spazio di domande, di dibattito, di osservazioni tra di noi.